Buonasera, bentornati tutti a Piazza Verga. Questa sera non perdiamo tempo con preamboli perché ho un ospite che merita di essere immediatamente osservata perché innanzitutto è una bella donna. Buonasera a Troppo Denise buono. Caruso e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Vi presento un po' la collega, l'avvocato Denise Caruso, anche perché questa trasmissione poi attraverso YouTube va in onda in Alta Italia, ovunque, eccetera, quindi un piccolo biglietto da visita lo dobbiamo fare. Denise Caruso è una giovane civilista, che giovane si vede, e fra l'altro da pochissimo è anche membro del nostro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Ha accettato con entusiasmo, almeno ho avuto questa impressione, l'invito che la nostra redazione di Piazza Verga gli ha fatto per partecipare a questi incontri e quindi sono convinto che sarà un incontro particolarmente interessante, ma anche gradevole e simpatico. Cara Denise, innanzitutto tu hai seguito Piazza Sì, Verga? ho Lo sai che seguito delle ora le puntate puntate. hanno superato, non diciamo proprio quale, ma comunque abbiamo superato le 25 Sì. puntate, quindi che idea ti sei fatto? Un momento, non mi rispondere, che ti offro Un caffè. un caffè. Allora, garçon, due caffè. Che idea ti sei fatta di Piazza Verga? Io ho trovato uno spunto di riflessione notevole perché attraverso queste interviste che poi sorgono con un format molto improntato sulla spontaneità, Ma è quindi così, eh? complimenti, È così. mette l'atmosfera molto a nostro agio, anche perché voglio dire, qui al Savage veniamo sempre, quindi vuoi per una cosa o per l'altra. Ed è uno strumento che ci consente di vedere magistrati, colleghi, ma anche sotto un'altra facies, quindi non soltanto quella ordinaria, quindi che rende possibile anche riflettere su certi temi e sull'umanità, di questo parlavamo prima con Hill, quindi non soltanto l'aspetto istituzionale, e poi anche la possibilità di riflettere su alcuni temi che sono particolarmente attuali, quindi le problematiche che ci attanagliano, ahimè, giustamente dobbiamo restare legati alla concretezza. Quindi complimenti veramente. E questo è, Ti diciamo, ringrazio anche a il nome di motivo. questo Achille Sì, sconosciuto, non è davvero. sconosciuto, Achille De Luca, Infatti. è l'ideatore e autore di questo Perché programma. abbiamo parlicchiato prima, appunto, gli ho fatto complimenti, e poi perché mette molto a proprio agio, quindi rende la possibilità di parlare in maniera molto serena di temi che poi sono molto importanti. Ma io credo che la mancanza di formalità e il tono stesso della voce consente di essere sì in effetti più spontanei e a volte più incisivi. Sì. Dovremmo farlo forse più spesso, Dovremmo sai? essere un po' più naturali, un po' più trasparenti, Del resto quello che manca un po' oggi. Oh, grazie. Grazie. Questo è il nostro famoso garçon. Grazie. Lo conosciamo. Del resto, sai, gli innamorati che si scambiano parole dolci e affettuose non gridano, lo dicono così in Infatti. maniera spontanea. Infatti. Bene, brava Denise, ti ringrazio per i complimenti che hai fatto ad Achille De Luca e a tutta Piazza Verga. Tu, non diciamo l'età esatta, comunque hai superato 30 anni, e hai scelto di fare civile e sei appassionata di questo lavoro. Sì, Hai avuto un tuo molto. percorso, hai fatto la scuola forense, sai le tematiche dei giovani, oggi c'è questo maledetto, ma benedetto, ma quale maledetto? Era detto, come l'avrebbe detto Thomas Dylan, no? Il maledetto web. Ecco, ci vuoi parlare di queste tue esperienze? Ma io ho avuto sempre una particolare dimestichezza nell'utilizzo di questo mezzo informatico, anche perché oggi è un mezzo di diretta informazione, specialmente per noi, io giustamente parlo per la mia esperienza come civilista, siamo colpiti da una serie di riforme molteplici, Basta quindi pensare alla posta certificata. no, la posta certificata, guardi, è la meno cosa. Oggi c'è direttamente il processo telematico Ah, che si benissimo. aggancia a questo e che rende la vita un po' più complicata, anche perché
noi già di nostro siamo un pochettino ostici ad affrontare le nuove avventure con tutti i problemi che abbiamo, giustamente dice ci mancava soltanto il processo telematico. Se ci fossero degli strumenti che rendessero, voglio dire, giustizia alla praticità di questo strumento e quindi l'efficienza nell'ambito delle cancellerie, allora sarebbe tutto più semplice, perché dal proprio studio inviare gli atti... Dobbiamo dare il tempo di ruotare. È un momento sì, quindi forse è un po' prematuro, sebbene è complicato dover fare il triplo del lavoro per depositare un atto ad oggi. Però quindi dobbiamo dare... che significa, tu sei a Catania, devi depositare una memoria sì. difensiva alla Corte d'Appello di Milano, appunto. Non devi prendere l'aereo, appunto. Non devi andare è un abbattimento di spese notevole. Sì. Quindi cerchiamo un po' di utilizzare questo meccanismo proprio per diffondere le novità che riguardano appunto la giustizia. E tu anche in particolare ti occupi di qualcosa? Io in realtà ad oggi curo una, se vogliamo dare uno spunto all'esperienza associazionistica, sì, certo. Faccio parte dell'AIGA, sezione di Catania. Avvocati. Sì, sezione di Catania. E curo la pagina web nostra, che riguarda appunto la nostra sezione, e quindi è importante dare informazione, poi la stessa informazione che delle quali fruisco io la metto a disposizione ovviamente dei giovani avvocati di Catania. Questo è un gesto di generosità da parte tua? Sì, ma voglio dire è una cosa che viene spontanea, non voglio dire, tutti, non a tutti, bisogna avere un animo predisposto. Ma io ho colleghi che meritano sicuramente, del resto voglio dire il risultato si è visto, come diceva lei appunto, con l'esperienza delle elezioni del Consiglio dell'Ordine, perché ora ne parliamo, sono ora proprio ne parliamo, i giovani. Ora ne parliamo, ora ne parliamo. È giusto dirlo. Ne parliamo e diamo il giusto valore a questo argomento. Da pochissimo sei componente anche tu del Consiglio dell'Ordine, la lista Magnano, diciamo, che ha vinto queste elezioni, tu facevi parte di quella cordata. Io personalmente sono molto più anziano, te lo dico veramente con sincerità, apprezzo che ci sono tanti giovani che possono portare linfa di novità, di entusiasmo e di amore, perché sai, gli anziani poi l'energia viene meno, insomma, invece i giovani hanno tante cose da... Ecco, perché, innanzitutto, come è nata questa tua candidatura? È chiaro che ti è stato proposto. Come mai hai accettato, anzi ben lieto che tu abbia accettato, e cosa ti proponi di fare? Allora, l'esperienza della candidatura nasce sicuramente da un percorso che poi è nato anche con molta spontaneità e che vede appunto i rapporti intrecciati con vari consiglieri, a partire già dalla frequentazione della scuola forense. Hai fatto la scuola forense? Sì, che è molto importante. Io, la mia esperienza è stata molto positiva, è un'attività formativa notevole che poi ha una duplice valenza, quella dei rapporti umani, quindi il gruppo di colleghi, il confronto che è sempre stato fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, per qualunque tipo di pratica, la telefonata al collega, cosa ne pensi, perché voglio dire, si deve affrontare sempre con umiltà ogni pratica, non siamo mai arrivati a qualcosa, mai. C'è sempre un punto di partenza. E quindi rapporti, una serie di convegni che ci hanno permesso, perché dico, il nostro presidente è sempre stato molto aperto ai giovani, addirittura anche di relazionare sulla riforma della giustizia. Presidente? Magnano, diciamolo così. Certo, quindi devo dire, dobbiamo ringraziarlo per questa apertura, anche la partecipazione convegnistica. Maurizio Magnano di Sallio. Sì, questa Bene. Nostra esperienza sicuramente si è nutrita anche... di quelle che erano le varie parti dei convegni. Quindi anche... ti ha arricchito questa scuola? Mi ha arricchito notevolmente. Nonostante tu facessi una giusta pratica, una buona pratica, no? Sì, io dico, ho fatto non una pratica... Non eri il praticante che faceva No, io ho fatto pratica, perché non dirlo, da Giussi Cannizzaro, che ha sempre insegnato sin dal primo momento che da soli non si arriva da nessuna parte, che occorre studiare sempre e soprattutto l'impegno che è notevole, perché ovviamente per abbracciare questa attività, non disdegnando ovviamente i sacrifici delle altre attività, ci vuole impegno, ci vogliono sacrifici propri e della propria famiglia, quindi voglio dire è molto complesso ed è molto difficile oggi portare avanti, come diceva lei prima, la passione. La passione c'è ed è fortissima, purtroppo ci sono dei periodi tali che
tendono un pochettino a scoraggiare, quindi il mio messaggio è sempre quello, sarò un inguaribile ottimista. Cos'è che può scoraggiare? Cosa? Ma le riforme che sembrano andare un pochettino contro i giovani invece di incoraggiarli, noi dovremmo essere considerati, dico giovani, io lo dico tra virgolette, perché io ho 37 anni, perché non dirlo, non c'è nulla di... Però è sempre un problema, il problema legato allo studio, le spese, gli aumenti di contributo unificato, il cliente che non paga, dico, potremmo stare puntate e puntate per parlare, analizzare ogni singolo problema, le cause mai farsi scoraggiare. Che si dovrebbero vincere invece si perdono. Sì, poi la magia della giurisprudenza. Diciamole tutte le cose. Quindi in realtà, siccome ripeto, io sono un inguaribile ottimista, perché non vedo perché si debba rinunciare al frutto di una serie innumerevoli di sacrifici, quindi non posso che portare, senza perdere aderenza con la concretezza, perché non vorrei sembrare un'astratta, la passione è il risultato che si deve sempre portare dietro. Scusa, mi viene spontaneo chiederti una cosa, perché hai una bella eloquenza. Tu hai scelto di fare la civilista e non la penalista. Sì, diciamo che è nato un po' per caso. Io direi allo Stato, scusa, ti faccio questo augurio, e come augurio. Come mai? Ma devo dire che all'inizio... un po' forse il fattore che scoraggia, quello di dover partire di notte, una donna, tutti hanno cercato un pochettino, sai, col confronto, ma no, ti hanno meglio scoraggiato. Chi lo sa, meglio il civile. E poi voglio dire, ogni ramo ha delle notevoli difficoltà, quindi poi l'abbiamo notato i primi 2 anni di pratica, quando ti viene la gastrite perché devi riuscire ad entrare nei meccanismi pratici della mattinata al tribunale infinita. E quindi insomma, poi però dico, non si esclude, per carità, mai dire mai. Per adesso dico, sono ben lieta di... Tu quando hai iniziato a fare pratica? Nel 2007. Nel 2007, quindi siamo nel 2015, 8 anni, sì, di esperienze in questo palazzo che è proprio dietro le nostre spalle. Ora, dopo ne riparliamo, dopo la pausa pubblicitaria, facciamo un sommario veloce di questi 8 anni, sì, dell'avvocatessa. Avvocato, avvocata, poi mi direi come preferisci essere, sì, chiamata. Sì, sì, non Denise Caruso, subito dopo la pubblicità. Siamo tornati dopo questa breve pausa pubblicitaria. Abbiamo la bellissima avvocatessa Denise Caruso, avvocatessa, avvocata, come vuoi essere chiamata. Ma guardi, non fa differenza. No, è vero, perché sai, c'è un presidente in Italia, non so che ramo del Parlamento sia, che fa tutta una disquisizione, tu invece te ne frega. Sì, no, io in realtà non è che me ne frego, dico che poi alla fine è la sostanza. Insomma, se ti chiama avvocato Denise ti offende? Assolutamente no, dico la sostanza. La sostanza, poi... Advocato, la parola viene da là, vuol dire chiamato in aiuto. Insomma, qualcuno vuole fare scomparire la storia. Tu sei giovanissima, certamente non l'hai vissuto, se non letto nei libri. Una volta, ad esempio, c'era il pretore, adesso si chiama giudice monocratico. Insomma, che nome orribile. Vabbè, lasciamo perdere. Parlavamo della tua esperienza, questi 8 anni che sono volati. Sei entrata neolaureata, oggi non sei avvocato, affermato, addirittura... rappresenti, sei un consigliere dell'ordine degli avvocati, una bella responsabilità questa. Grossa. Rappresenti pure me, io ti ho votato. Sì, l'inciso lo ricordo, allora. Per dire ricordo. In realtà, come ha ben detto, è una grande responsabilità, oltre al fatto che è stata una grande soddisfazione personale, umana. Perché se io sono consigliere, chiaramente è grazie ai voti di un sacco di giovani che hanno creduto sempre in me. Anche non giovani. Anche non giovani, certo, ho detto anche, dico stragrande, perché voglio dire, i numeri hanno testimoniato questo. E quindi che cosa intendi fare? Io spero di poter dare il mio contributo. Io sono sempre stata una persona molto attiva, non riesco a stare ferma, quindi sia per me che chiaramente per gli altri. La disponibilità me l'hanno riconosciuta appunto i colleghi con estremo piacere, quindi spero di poter avere la possibilità chiaramente di poter rappresentare degnamente, di dare una risposta a Ma questi quali numeri. Sarebbero due o tre cose o anche una che secondo te urge intervenire?
Ma ce ne sarebbero tante, tante in realtà. Sì, scegliamo qualcuna. Scegliamo i punti più critici che riguardano il nostro ufficio notifiche, per esempio l'UNEP, dove purtroppo c'è un po' di disorganizzazione che crea delle file abnormi e quindi i colleghi chiaramente ricordano di intervenire al più presto su questo, anche se dico ci sarebbe la stessa struttura del Palazzo di Giustizia, noi civilisti che siamo abituati a essere frammentati nelle nostre mattinate, sarebbe bellissimo poter pensare a una cittadella della giustizia, dico forse oggi sembra un po' un sogno. Se ne parla da sullo tanto stile tempo. Siracusano, io infatti lo come? Dico sempre. Siracusano? Sì. Ah scusa, Siracusano no. No, Siracusano. No. Siracusano non abbiamo fatto gli avvocati, pubblicità. I professori, e si riferiva alla città di sì, Siracusa. Non era un tag. Dove alla città di Siracusa c'è un nuovo tribunale, eccetera. Sì. Ma tu sai che una volta questo palazzo che è alle nostre spalle, lì c'era tutto. E lo so, io purtroppo sono nata professionalmente in no, un no, periodo no, per carità. Un po', diciamo, triste per quanto riguarda no, le riforme, triste. All'indomani fuggirono le tariffe, una serie di provvedimenti, insomma, un poco più complicato, ripeto. Forse un tempo si respirava un'avvocatura migliore, più... Piero Calamandrei diceva che lo studio legale, ovviamente Piero Calamandrei, quasi tutti sanno chi era, e insegnava procedura civile, anche se poi ha fatto dei processi penali che sono rimasti nella storia, e diceva che lo studio legale è il pronto soccorso delle anime. Questo vale certamente per l'avvocato penalista, ma vale anche per l'avvocato civilista o no? Certamente. Perché? Il primo approccio con un cliente dovrebbe essere umano. Senza logicamente farsi trascinare, dico troppo, nelle realtà personali, perché poi si rischia di compenetrarsi eccessivamente. Dico, io faccio parte della categoria dei buoni che tendono proprio a compenetrarsi un po' troppo, però a perdere di vista l'aspetto poi istituzionale che l'avvocato deve incarnare. Quindi sicuramente sì, il primo luogo nel quale viene affrontato il problema è quello dello studio legale. Lo studio quindi legale. Che dovrebbe tendere a quindi rappresentare una prima conciliazione. È ancora valida. Sì. Purtroppo sfugge, ma sfuggono troppe cose oggi, anche la colleganza, il saper comportarsi in certe situazioni. In realtà oggi un po' voi giovani, si respira voi anche questo. Giovani che ed è un peccato. Pensate bene. Siete benvenuti proprio perché questi valori o li avete appresi o ce li avete proprio nel DNA, comunque da due battute si capisce che già avete, li avete e li volete trasferire. Bisognerebbe riappropriarsi un pochettino. In sette anni, perché abbiamo capito che, no, otto. Otto, super giù. Otto, quasi otto anni. Ti ha deluso in qualcosa il Palazzo di Giustizia? Questi avvocati... Prima ne sentivi parlare, poi li hai conosciuti in carne e ossa, o questi magistrati, questi sacerdoti della giustizia, sai, poi civile penale, nel penale si è contro lo Stato astratto e nel civile ci sono tizio e Caio che litigano. Certamente. Ecco. Non lo so, ti ha deluso qualcosa oppure va tutto bene? Ma se andasse tutto bene ci troveremmo sicuramente nell'Eden, assolutamente no. Non avremmo motivo alcune di esistere. Alcune cose no, non ci sarebbero neanche liti, non avremmo bisogno neanche di andare in tribunale. Perfetto. E io ritengo sì, ho avuto anche delle delusioni, perché no? Anche le sentenze, dico a volte dei provvedimenti, tu dici come è potuto essere una cosa del genere. Però purtroppo cosa fai? Fanno parte della vita le delusioni. Si respirano e poi si va avanti. Queste sono delle discussioni che possono anche diciamo essere applicate anche ai convegni, ai congressi nazionali. Ti hanno deluso? Certamente, anche perché spesso si tende a parlare parole però bellissime. Non decide una controversia. No, certo no, certo no. Poi una volta non era così, ora è così da diversi anni. La sentenza civile è provvisoriamente esecutiva per legge, poi magari è sbagliata, la Corte d'Appello la riforma, la annulla, eccetera, ma intanto può aver prodotto degli effetti negativi immediati. Insomma, quindi come la vive questa professione una giovane, bella signora che avrebbe potuto fare altro nella vita? Ma guardi, io dico sempre che non avrei voluto fare altro perché mi è sempre piaciuto.
ripeto, io sono un inguoribile ottimista. Sarà un male. Hai sposato un avvocato? No, ce ne basta uno. Meno male. Ce ne basta uno. Quindi non la cambierei con nient'altro, sebbene chiaramente è un problema affrontare delle situazioni complicate ogni giorno, però quale vita è così semplice? Il settore dove tu ti muovi in maniera particolare nell'ambito civilistico qual è? Io in realtà nasco come lavorista perché ho fatto pratica di lavoro, quindi purtroppo problematiche legate a contratti a termine, licenziamenti. Difendendo indifferentemente l'imprenditore e il lavoratore? È capitato un po' di difendere il lavoratore e un poco anche delle aziende. Bellissimo. Sì, quindi sono delle esperienze un po' che spaziano e che ti arricchiscono. Ah, bisogna certo. studiare tanto. Sì, e poi oltre il lavoro? Il lavoro, ma esperienza civilistica, separazioni, divorzi. Diritto di famiglia. Sì. E qui si ripercuote quel discorso che lei faceva prima. Quale? L'aspetto umano, le problematiche, il minore, ce ne sarebbero infinitamente. Senti, io non ho contato le volte che tu hai detto umano o umanità, ma l'hai detto un sacco di volte. E non è un rimprovero. No, anzi, ti fa onore. Perché secondo me l'aspetto umano è determinante, dovrebbe essere così per tutti coloro, anche gli uscieri. Sicuramente. Che operano nei palazzi di giustizia del nostro, ma la stessa identica cosa. L'hai sottolineato tantissime volte, sì. Il che mi fa capire che tu ci credi tantissimo, sì, all'aspetto umano. Non ci sono troppe leggi e troppa giurisprudenza contraddittoria che un po' disumanizza quello che invece è importante che resti umano. Infatti. Poco fa accennavi alle cause di diritto di famiglia, che sono veramente tragedie alle volte. Sì. Occorrerebbe umanità non solo da parte del giudice, infatti, ma anche dell'avvocato. E dell'avvocato. Perché spesso ci si dissocia un po' troppo, ci si erge a imparziali, però dico... Imparziale all'avvocato, insomma. Tende un pochettino, no, rispetto alla stessa sua causa. Com'è il rapporto con i colleghi più anziani, i tuoi colleghi coetanei? Forse con i coetanei va meglio, o no? No, io devo dire, ho un carattere molto socievole, vado spesso d'accordo. Certo, questo non vuol dire che sia perfetta, ci non mancherebbe. Non litighi mai. Qualche screzio a volte, ripeto, la colleganza su tanti livelli, quindi sia orizzontale che verticale, ci dovrebbe essere rispetto da tutte le parti, perché spesso il giovane è il giovane che sbaglia, il giovane che risponde male, invece non è sempre così, purtroppo. Quindi bisognerebbe approfondire un pochettino anche l'aspetto comportamentale, il nostro codice deontologico, per esempio, che spesso si posa in vetrina. Ma sono di quelle norme che dovrebbe essere tramandate e non dovrebbe essere nemmeno scritte. Nel codice genetico, ma questo fa parte anche della personalità, fa parte della famiglia. Quando vieni ben instradato, chiaramente poi lo sviluppi in tutti gli ambiti. Hai notato che una volta ai miei tempi molti giovani stavano per tanti anni dal loro maestro. Ora capisco anche il perché bisogna capire le esigenze degli altri. Presto vogliono diventare autonomi, e si stacca il cordone ombelicale e devono camminare da soli. Questo a volte è un bene, a volte è un male. Vorrei che tu mi dessi la tua visione su questo aspetto e con questo pensiero di Denise Caruso, il nostro avvocato, neoconsigliere dell'ordine, salutiamo poi i telespettatori. In realtà è molto difficile rispondere in una maniera univoca, nel senso che ogni esperienza ha le sue peculiarità. La mia è stata quella di avere sviluppato un periodo di pratica, tra l'altro ben fatto, grazie a una guida che è stata notevole, e poi di avere compreso a un certo punto, grazie al fatto di essere stata molto supportata dalla famiglia e sempre stimolata da mio marito, che ha sempre segnato passi salienti della mia esperienza professionale. Questa marito è bellissima. sai cosa che diceva? Non fa l'avvocato. Ecco, sai cosa diceva Titta Mazzuca? Ma una volta erano solo le mogli. Coniuge dell'avvocato, oggi anche i mariti. Diceva, la moglie dell'avvocato, in questo caso il marito dell'avvocato, deve essere un missionario.
perché troppo tempo ne perdiamo. Perché in realtà non abbiamo degli orari, ecco, degli orari umani, qua lo dico in senso vede molto positivo. Spesso il dopo cena ti guardi un film perché magari in base alle attività, noi non abbiamo orari, altre attività li hanno, e quindi ti concedi spesso, sono sacrifici alla fine. Allora io vorrei concludere, vorrei sospendere, non concludere questa puntata. Denise non ci conoscevamo prima, se non così di vista. Ci ha detto che per fare questa professione, lo dimostra sentendola parlare, occorre amore, occorre professione e occorre entusiasmo. Non lo potrò fare certamente per motivi che non dipendono da me, ma da lassù, ma ti vorrei tornare a intervistare fra 20 anni e vedere che cosa è venuto fuori da questo meraviglioso germe che tu stasera hai dato. Spero che i giovani che ti hanno ascoltato abbiano appreso da te tante cose. Quindi grazie a te, saluto il tuo marito, i tuoi genitori che ti hanno aiutato a fare questa professione. Certamente. E mi raccomando, a nome dei colleghi, ma anche a nome dei cittadini, fate belle cose al Consiglio. Sicuramente ci metteremo l'impegno. Ciao, grazie. Ti abbraccio. Grazie.